Salire sulla montagna, sedersi sotto un albero, vivere in mezzo alla natura per giorni, digiunando da acqua e cibo, stando in silenzio, ascoltando gli uccelli del bosco, vivere con gli animali, vivere così la natura ci dà la possibilità di riconnetterci con l'essenza, di riconnetterci con la nostra essenza. È un atto di coraggio, è un passo importante per sognare un bel cambiamento nella nostra vita e così avere la possibilità di scendere e di portarlo finalmente nella nostra vita e nella vita della nostra società. Sta famiglia della montagna, de mamma Etna, de Nina Urcu, de Tafewari. Hey, yo, wanna, yo, no. Salire alla montagna, alla bosca de Vision, per me è stata un'esigenza. È arrivata in un momento della mia vita in cui avevo la necessità di intraprendere un percorso. Quello che ho scelto è stato un percorso di conoscenza, aver scelto uno spazio, un momento dove stare con me stessa, potermi guardare dentro, poter guardare anche quello che era fuori di me. Quindi attraverso questo percorso riconoscere i miei limiti, poterli superare, conoscere quelle che sono i miei punti di forza che mi hanno aiutato a superare questi limiti. Continuare ad andare alla Buschia de Vision, a supportare chi intraprende questo nuovo percorso, per me è una sorta di esercizio. Rinnovare ogni volta, rispecchiandomi negli occhi dei buscatori, quella che è stata la mia scelta, ovvero quella di camminare e costruire il mio percorso e accompagnandomi con la mia famiglia. La Buschia de Vision è un luogo per tutti. Io da 10 anni ci vado con la mia famiglia, credo che sia uno spazio in cui io poter crescere i miei figli, insegnargli cos'è famiglia, cos'è sostenere una famiglia, che cos'è essere sostenuti da una famiglia. Per questo oggi, finché loro vorranno, questo è il nostro momento di esercizio per ricordarci ogni volta come la vita in famiglia sia sicuramente più dolce e gradevole.